hanno imparato da questa cosa qua, per cui abbiamo fatto un passo avanti. In ogni caso io sono positivo su quello che ho visto in pista. Beh, questo è l'importante, no? Perché il segnale è stato dato, diciamo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E sono stati comunque davvero gradevolissimi da vedere. Noi adesso andiamo a seguire Peter Liebers, l'atleta tedesco che andrà dunque a presentarci il suo free program. Lui è tredicesimo dopo lo short. Triplo flip, triplo toby. Caduta sul triplo axel. Triplo Lutz. Oh. Qualche incertezza sulla sequenza circolare di passi. Thank you.
Peter Liebert, il campione nazionale tedesco, e qui vedremo lo scontro tra il campione nazionale e chi ha vinto l'argento, cioè Paul Fens, che in questo momento è in prima posizione. Peter Liebert, avete sentito questa musica così particolare che lui ha scelto? È la musica che è stata arrangiata da un duo croato che proprio arrangia la musica rock con, suonando il violoncello, quindi anche una scelta un po' di sperimentare su questo libero che Liebert ha preparato a Toronto insieme a un patinatore, a un famoso patinatore di coppia di artistico giapponese, Shin Amano. Sempre di più si cercano soluzioni nuove. Eh sì, deve avere anche il patinatore, secondo me deve essere in giornata il patinatore, però sì, no, sicuramente una bella coreografia, un libro ricercato, tutto quanto. Secondo me è volato un po' troppo alto, però sono opinioni, Però ci ha provato. È arrivata anche Franca Bianconi. Allora da te vogliamo sapere come sta Paolo Bacchini, perché eravamo un po' in apprensione. Se oramai fai le scale a 3000, cioè ti stai allenando. Oramai vi posso dare in diretta cosa succede giù nel parterre maestri, sull'ascensore per salire, nel corridoio di sotto. Senza il fiatone. Peccato però. Che non posso non la cuffia non arrivi fin laggiù, perché sennò sarebbe fantastico. Sarebbe bellissimo. Ti facciamo fare il commento tecnico dalla balaustra, sarebbe incredibile. Esatto. Sarebbe molto più divertente, tra l'altro. Allora sì, Paolo sta bene, accusa un lieve dolorino al ginocchio, perché ieri in allenamento si è stortato un po' un ginocchio sull'arrivo di un Lutz e mi ha detto mi pizzica un po', mi fa un po' male. Io naturalmente per ora gli ho detto non ti preoccupare che non lo sentirai neanche in gara, vai tranquillo. Come ha detto Ondra, poi arrivi lì non senti più niente. Come si dice sempre, ma io penso, visto i 6 minuti, mi sembrava reggesse bene il ginocchio, più che altro una questione psicologica in questo momento. Ah, per certo. Lui. Ecco, perché naturalmente il corto già non era andato benissimo, poi c'è stato questo contrattempo col suo allenatore, quindi sicuramente lui non è in una situazione serena. Però mi sembra che sia determinato, che abbia veramente voglia di combattere, di fare un buon libero. E recuperare posizioni. È bello, il barbiere di Siviglia, esatto, no? Ci presenterà. Esatto, coreografato bene, è molto bello, quindi spero che riesca al meglio. E vediamo il punteggio per Paul Fens, 115-67, 61-61 per il tecnico della mezza, 55-06, inevitabile ovviamente la detrazione, però va in prima posizione. Volevo andare proprio a comparare il free skating, in ogni caso però il suo free skating è il secondo che abbiamo visto.